torna la tradizionale notte bianca al centro della mongolfiera di Lecce e c'è tantissima gente che corre per gli ultimi acquisti di Natale, poi c'è anche chi tenta la fortuna con la immancabile tombolata. Noi veniamo giù da Otranto e veniamo volentieri qui su Lecce, sì, bellissimo come centro commerciale. Cosa pensa di questa iniziativa della Notte Bianca che anche quest'anno offre il centro mongolfiera? È interessante perché permette comunque a chi non ha tempo di dilungarsi un po' di più e anche per chi deve vendere. È un'occasione buona. Vediamo che ha fatto i suoi acquisti natalizi. Sì, abbiamo speso quasi 1.000 euro con questa iniziativa, sì. Vi preparate alla tombolata? Sì. Quante cartelle? Come siete entrati in possesso? E con gli scontrini, con le spese che abbiamo fatto, quindi. È una bella iniziativa. Sì. Si vive l'area del Natale? Sì, molto. Quante ne avete di cartelle? È un bel po'. Ho perso il conto. Allora buona fortuna. Grazie. Tutto pronto per la tombolata? Sì. Tutto pronto. Quante cartelle? Avete speso un bel po'? Abbastanza, io ho 15 cartelle, 15. Che cosa vi attendete? Una bella serata da questa tombolata ovviamente. Beh, è per quello che siamo qui, no? Per divertirci. E per, forse anche per vivere un po' l'atmosfera natalizia come gioco tradizionale, ecco, ovviamente ecco, la tombola. Ecco, proprio quello, vivere l'atmosfera del Natale. Proprio all'insegna della possibilità di dare l'occasione di giocare all'interno del centro commerciale, col gioco che è quello storicamente a cui sono affezionati tutti quanti i nostri cittadini, allora abbiamo pensato di riproporre la tombolata anche perché eravamo certi del successo. Questo, anche sotto suggerimento dei direttori insomma e della direzione dei centri commerciali. Ecco, spieghiamo come sono entrati in possesso i clienti del centro commerciale mongolfiera di queste cartelle. Allora, a fronte di acquisti fatti all'interno dei centri commerciali, a partire da un valore minimo di 20 euro, ogni 20 euro certificato con lo scontrino, ricevevano dei voucher, dei buoni che potevano convertire in cartelle presso i desk che sono stati, nel caso di questo centro commerciale, presenti da una settimana, in cui le ragazze potevano fare la conversione in cartelle da utilizzare oggi per giocare. Ma siete soddisfatti di come sta andando? Noi sì, siamo molto soddisfatti e crediamo che la gente anche sia soddisfatta. Sta funzionando tutto, non abbiamo avuto problemi, ci auguriamo, visto tra l'altro il successo, che insomma il flusso sarà altissimo, quindi insomma si tratta di far fronte al numero cospicuo di gente. Ne parla di questa iniziativa? È una buona occasione per chi non ha tempo, quindi è una buona occasione. È un carrello pieno in questa notte bianca offerta dal centro commerciale mongolfiera, una iniziativa positiva sicuramente che fa vivere maggiormente l'area di Natale sicuramente. Sì, sicuramente, anche perché è la possibilità per chi gli ultimi acquisti non riesce ancora a farli. Infatti noi siamo arrivati proprio per questo, perché fino a mezzanotte abbiamo sicurezza dei negozi aperti e degli ultimi acquisti, poi la serata della tombolata incentiva ancora di più. Insomma, un modo per vivere forse in maniera diversa le feste di Natale? Certo, sicuramente, in compagnia, spendendo un po' di soldini anche se è area di crisi, però i piccoli regali che danno soddisfazioni.